pensa che la media che ha fatto la Scala, oppure la Norma, oppure tante altre opere, le avrebbe potute studiare, imparare e rappresentare, interpretare così come ha fatto la Scala in un altro posto? Un momento, è preciso che io la Medea, la Norma e tutto questo le avevo rappresentate altrove prima della Scala. Io non sono arrivata con la Medea e con la Norma alla Scala. Ho fatto altri spettacoli come Sonnambula, con Anna Bolena, non mi ricordo, Vestale, Traviata. Macbeth, Traviata, no, Traviata avevo già fatto in tanti altri teatri. Io non sono arrivata un artista da farsi alla Scala, sono arrivata con tanta esperienza, con la spina dorsale fatta, e per quello che ho dovuto e ho potuto tenere, ho potuto tenere a questo peso enorme che è Scala. Scala vuol dire difficile pubblico, pubblico difficile, un pubblico che quando ti ama ti dà tutto che ha, ed è quindi non è una gloria, non è un trionfo, è proprio un delirio. Delirio da tutte e due le parti, da chi riceve e da chi dà. È meritato, credo. Ma è anche l'orchestra, la qualità dei professori dell'orchestra, il coro, la preparazione, che è qualche cosa che in dovuto rispetto alla Scala è soltanto voi che l'avete. Queste parole vuol dire che... Queste parole vogliono dire una persona che spassionatamente, obiettivamente, parla del suo passato con la Scala e che tutto è passato in storia, diciamo, fatta storia mia, storia della Scala. E tutto quello che è uscito sono stati tanti dispiaceri, ma è stata tanta una felicità e una collaborazione che credo che il pubblico stesso, i professori d'orchestra e il coro non potranno mai dimenticare, e io meno ancora. È un patrimonio di gioia e di cose che nessuno può più darci. Lei ritiene che in questo momento l'arte lirica nel mondo abbia un segno così? C'hanno tanti cantanti, Emilio Pozzi. Ma sono pochi grandi artisti, pochi che veramente amano l'arte con umiliazione, a lavorare con devozione, con pessimismo, credere che non valgono niente come abbiamo fatto noi, lavorare 12-14 ore al giorno, litigare, fremere, piangere di gioia, tutto per fare qualche cosa di speciale, qualche cosa di integrale. Questo io credo che non esiste per ora, finché non vengono fuori dei nuovi. Non voglio offendere nessuno, credo che non è un orgoglio da parte mia dire che oggi come oggi la scuola che noi veniamo, da cui noi veniamo, non esiste più. I soldi sono guadagnati tanto facilmente, i viaggi sono troppi, le glorie, i successi sono troppo facilmente dati. Non parlo della Scala, parlo altrove. Alla Scala si viene, si arriva fatti, non da farsi. E quindi lei ritiene che qualcuno consideri troppo importante la Scala? No, no, niente affatto. Qui non parlo della Scala, parlo dell'arte lirica, dell'arte musicale. La musica è presa troppo leggermente, purtroppo. Uno deve studiare molto più profondamente, uno deve amare più l'arte, amare meno i soldi, amare meno il successo facile, saper dir di no, saper mangiare un po' meno e saper studiare e adorare l'arte di più. Quante volte lei ha avuto paura sul palcoscenico? Oh, tante di quelle volte che Dio solo lo sa, io sì lo so. Se ritornasse indietro, si comporterebbe in modo diverso? Certo, no. No, perché sono sempre stata vera a me stessa, e difatti il pubblico della Scala me l'ha dato, me l'ha fatto sapere, mi ha amato per quello. I professori della Scala, cioè gli orchestrali, il coro, la direzione della Scala mi rispetta e mi ama appunto per quello. Io non ho mai fatto niente che non era me stessa, niente che non era quello cui io credevo giusto servire l'arte, non per me stessa. Infatti non sono un artista che cerca il successo facile, cerco lo spettacolo integrale, la collaborazione l'un artista con l'altro, con il maestro, con tutto. Tutti questi giudizi molto sereni sulla Scala, anche se precisi, non sono per caso dovuto alla lontananza, cioè al fatto di essere a Parigi, di essere lontana? Certo. Poi c'è una cosa terribile, eppure sempre giusto e sincero a se stesso, il tempo mostra.
tempo è passato, gli spiriti si sono placati, tutte le acque si sono calmate e allora si pensa a quello che è rimasto. Cosa è rimasto? Esattamente quello che ho detto, tanto bello, patrimonio meraviglioso. Se si facesse un libro su di lei, un nuovo libro, perché su di lei sono stati scritti diversi sì, libri. Tante cose non giuste, più o meno gentili, molto gentili. E altre cattive? Beh, insomma, dobbiamo prendere tutto con me. Ecco, dicevo, se si facesse un libro su di lei e in copertina si dovesse mettere una fotografia di un'interpretazione alla Scala, quale sceglierebbe? Non posso dire Emilio Pozzi, posso dire ogni ruolo per me ha avuto tanto amore, ogni ruolo ha avuto, è stato accettato più o meno con tutto con piacere, più o meno piaciuto, ma ogni cosa ci è voluto, perché in questi 7 anni ogni ruolo ha servito per l'altro ruolo e ogni ruolo ha servito per dimostrare quello che, di cui sono fatta. Come artista naturalmente e certamente anche come donna, come anima, e credo che ci voluto ogni ruolo ci voleva. Da quale personaggio comincia? Cioè quando lei per la prima volta... Da me stessa. Fiducia in cui ti ha messo nelle mani, perché in fondo dando tutti questi grandi ruoli ti dà un'enorme responsabilità, che naturalmente paghi con te stesso, ma anche perché sostieni il peso di tutto lo spettacolo. I ruoli che lei ha interpretato alla Scala, li ha scelti lei o le sono stati offerti? Per natura io non amo mai domandare qualche cosa, forse è timidezza perché ho sempre paura che mi si rifiuti e che soffrirò. È un complesso forse mio che nessuno sa. Non amo domandare, loro mi offrono, dicono se va bene e io dico mi sarebbe piaciuto questo, quell'altro no. Penserei che questo ruolo può andare prima o dopo quell'altro e allora è una collaborazione anche quella. E... ma non ho mai domandato un ruolo, non ho mai ho detto più o meno non mi piacerebbe quello, penso, non sono ancora, non mi piacerebbe quest'anno, forse l'anno 21, ma credo che con la Scala non abbiamo mai avuto difficoltà su questo, forse il primo anno un po', perché c'è stata una sfiducia reciproca o, come ho detto, basata su tante chiacchiere e su non conoscenza l'uno verso l'altro, dopo c'è stato un vero amore quindi e rispetto. Quindi tutti i progetti che le sono stati offerti sono andati in porto? Sì, credo più o meno bene, cioè nelle nostre possibilità, io parlo di Callas e Scala e penso che tutto è stato ben portato a porto. Vogliamo rovesciare la medaglia e vedere se c'è qualche amarezza, un episodio di cui lei abbia un ricordo amaro alla Scala. Quello è l'unico ricordo che uno possa avere da amaro, ma non c'entra la Scala, è proprio umano, di piccolezze, diciamo, quando uno lavora, come tante volte io ho lavorato, e ho trovato della gente infame, diciamo, gente pagata, gente piccola, che ha disturbato gli spettacoli. Questo non deve mai succedere, non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succederà sempre. Questa è l'unica cosa che posso pensare con amarezza, ma purtroppo pare che sia una necessità. C'è un certo brivido che ci deve essere ogni tanto. No, non è un brivido quello. Forse perché in teatro è un brivido, ma non per chi è sulla scena che deve lavorare, che ha bisogno di tanta tranquillità e di muscoli rilasciati per poter dare il meglio di se stesso. È come un sportivo che l'arte deve esserci sì, ma il muscolo deve essere rilasciato per essere agile e pronto al comando. Lei ha viaggiato molto in questi ultimi tempi ed è stato molto lontano dall'Italia. Quando è lontano dall'Italia, le viene spontaneo di guardare qualche giornale per vedere se ci sono notizie sulla Scala oppure le notizie le arrivano così per caso? Beh, io sono sempre nel lavoro, nella musica, allora l'ambiente è molto piccolo e si sentono tutte le cose più o meno giuste. Credo che le sento più giuste che meno giuste, ma ho un certo
enorme affetto verso la Scala, anche quando tante volte sbaglia, perché ognuno di noi sbaglia, io sbaglio, la Scala sbaglia, lei sbaglia, tutti noi che ci guardano adesso sbagliamo, purtroppo. Ma quando sento che la Scala sbaglia, mi dispiace, o quando qualche cosa non è arrivato di buono alla Scala, soffro. Perché è proprio come una altra parte, ho speso 7 anni migliori della mia vita, dei miei sentimenti, e allora soffro. Non posso dire che sono contenta quando c'è qualcosa di meraviglioso e sono infelice quando mi capita qualche amarezza. Se le dovessero dire, torni a cantare alla Scala e le facessero scegliere l'opera. Ma me lo hanno detto, continuano a dirmelo ogni anno, ogni mese posso dire. Quando torno, voglio tornare quando avrò pace, non pace dal pubblico che so che ce l'ho, pace intimamente, non con me stessa, perché so che l'avrò anche se i terzi mi lasciano, cioè se i nemici piccoli, quelli cui alludevo prima, i partiti presi, inutili e disturbatori, che credo che non dovrebbero e non credo che esistano più, ma anche da parte personale, cioè il mio marito che mi lasci stare, che mi possa lasciare ritornare quasi in patria mia, perché l'Italia è mia patria, musicalmente ancora di più, di ritornare in santa pace, poter lavorare per la Scala, che è l'unico teatro al mondo, l'unico che veramente mi ha vista, mi ha sofferto con me, mi ha sentita male, bene, e può ricevere ancora l'ultimo meglio di me stessa. Però bisogna che abbia pace nella mia vita personale, e lì purtroppo non ce l'ho.